Piazza Andrea Costa, se alcuni esercenti sono favorevoli alla pedonalizzazione dell'area, altri invece non sono totalmente soddisfatti, come il titolare di questa lavanderia. Io ho investito parecchi soldi su una lavanderia a gettoni, l'ho aperta un mese fa circa, sapevo del problema del mercato al mattino, ma il pomeriggio certamente chi viene in lavanderia con magari piumoni e cose varie, insomma più pesanti, arrivare a piedi è difficile, non mi avvantaggia. Per me il miglior servizio di fare questa cosa è renderla comunque dalle 3:30 quando finisce il mercato, 3:30 fino alle 7:30, che la gente può venire anche qui, sono tutte botteghe, a parte anche qualche bar, ma le botteghe ne risentiranno tutte. Se chiudono questa, fare dei parcheggi carico-scarico, almeno 3-4 posti auto dedicati a dei parcheggi. La gente che vuole venire a fare spesa sa che lì ha dei parcheggi riservati. Secondo me sarebbe logico pomeriggio 4 ore tenerlo comunque ancora aperto per poter usufruire delle botteghe qui sotto. Un'altra cosa che lei osserva e soprattutto anche gli altri commercianti per quanto riguarda la sosta momentanea anche del carico e scarico delle merci. Se non si può entrare in questa piazza è inutile fare dei posteggi carico e scarico merci, non può entrare solo se paghi un ZTL, uno non è che viene in centro a fare spesa e pagare e prende il permesso prima per pagare e venire qui, non lo farà mai nessuno.